fin da giovanissimo, per casualità, mi sono ritrovato a fare un'attività autonoma. E col passare degli anni, le persone che ho incontrato, i vari professionisti e imprenditori, mi hanno insegnato un fondamento dell'essere professionista: non smettere mai di studiare. Sì, non puoi smettere mai di studiare, perché se hai scelto la strada del professionista, è una strada in cui lo studio è una costante. Probabilmente per essere avvocato hai cominciato già dalle scuole superiori, poi l'università, poi la pratica forense, lo studio pratico della tua attività professionale. E tutt'oggi i casi che ti ritrovi ad affrontare ti portano costantemente a studiare nuove materie, nuove tematiche. Ecco, il primo obiettivo è quello di una formazione tecnica specialistica. Sì, sicuramente la materia giuridica è una materia molto ampia. Al contempo, però, sappi che il tuttologo professionalmente è una figura che non piace al mercato. Non è quello che più ha quotazione sul mercato. Sicuramente è importante avere una visione d'insieme e avere un quadro interdisciplinare della materia che ti riguarda. Al contempo, però, è importante che tu sia uno specialista della materia. È importante che tu possa essere quella persona che ne sa qualcosa in più su alcune tematiche. Quelle tematiche che poi ti renderanno unico nella tua professione. Quindi, il primo step è quello di una formazione tecnica costante. La formazione non vuol dire soltanto studiare sui libri, vuol dire partecipare a corsi di aggiornamento, vuol dire partecipare a convegni, congressi, organizzarne, invitando dei relatori, vuol dire ascoltare colleghi, vuol dire ascoltare dei mentori che hanno sicuramente qualcosa da raccontare e vuol dire probabilmente anche prendere spunti da alcune competenze vicine alla tua professione e farle tue. Mentre da un lato quindi c'è la tua formazione tecnica specialistica di avvocato, dall'altro c'è la tua formazione come professionista attraverso quelle che vengono definite soft skills. Soft skills sembrerebbe qualcosa di leggero, poco significativo. Sappi che dalle soft skill deriva il tuo successo più profondo. Le soft skill sono tutta una serie di competenze che valorizzano la tua competenza strettamente tecnica. Ti renderai conto che essere un gran tecnico ricercatore che ha studiato tutti i libri possibili e immaginabili, sicuramente come ricercatore ti dà un grande valore, ma sotto il profilo professionale, imprenditoriale, commerciale, di business in senso stretto, probabilmente non basterà. Autonomia, autostima, motivazione, automotivazione, leadership, carisma, problem solving, public speaking, managerialità, imprenditorialità, capacità di affrontare situazioni stressanti, capacità di leadership sono alcune delle soft skill più significative. Quindi, oltre a quello che è la tua formazione tecnica, che sicuramente è fatta dei tuoi titoli, dei tuoi studi e delle tue specializzazioni, ma non basterà a renderti riconoscibile sul mercato. Come vi ho detto, ciò che ti renderà davvero riconoscibile è l'abbinamento di queste competenze tecniche a queste soft skill. Nel prosieguo di questo video tratteremo alcune di queste soft skill, alcune di quelle che riteniamo essere più significative per la tua attività. Ovviamente ti suggeriamo di approfondirle tutte, quindi soft skill significa acquisire quelle capacità che rendono possibile il successo personale e professionale. Ora, cominciamo da una che ritengo essere una soft skill fondamentale per la professione che hai scelto di avvocato: la leadership ed autorevolezza. La leadership è ciò che rende possibile la presenza di follower. La parola stessa, leader, presume che ci sia qualcuno che ti segua, dei seguaci. La parola seguace però è una parola che non vuol dire, non è
dipendente, non è una persona obbligata a seguire, a seguirti. In passato il leader era considerato il leader autoritario, il comandante, la persona, il capo che dirigeva. Oggi invece la visione di leadership è una visione un attimino diversa, una visione più autorevole, è una visione di una persona che con il suo carisma è in grado di guidare gli altri, leader in quanto guida. Ora ti elenco alcune caratteristiche fondamentali per sviluppare la leadership. Innanzitutto la focalizzazione. Un buon leader è capace di non perdere l'attenzione sulle questioni di principale importanza. Segue senza dubbio anche le altre vicende, ma ciò che per lui è importante è la focalizzazione sulle priorità. Un leader è focalizzato. Il leader inoltre ha le idee chiare. Non cambia idee ogni giorno e diciamo col cambiare del vento cambiano anche le sue opinioni. Il leader ha le idee chiare perché i suoi seguaci possano seguirlo. Ed è questo il motivo per cui ha dei seguaci. Il leader è una persona sincera. Il leader non ha paura di dire ciò che pensa. Il leader è coerente con ciò che pensa e porta avanti le sue idee in maniera chiara. Sii sincero innanzitutto con te stesso e con le persone che ti seguono. Un'altra dote, qualità di un leader è l'integrità. L'integrità anche morale, diciamola tutta, perché lui sposa valori positivi che possono essere di esempio alle persone che scelgono di seguirlo. Un leader è ben radicato nei suoi valori. Mettici cuore. Il cuore è ciò che rende il leader attraente, perché non esiste un leader carismatico che non ci metta passione ciò che fa. Metterci passione vuol dire andare oltre gli ostacoli, andare oltre le difficoltà e dimostrare attraverso l'esempio. Ed è questo le persone ne sono molto attratte. Ed è questo che infiamma gli animi delle persone, la passione che metti in ciò che fai. Trova nuove idee, sii innovativo. Non pensare a quelle che sono le metodologie di chi ti ha anticipato, perché sicuramente anche lui avrà avuto una sua storia. Oggi è il tuo momento, trova nuove soluzioni, trova nuove idee, sii innovativo. Sei tu il protagonista del tuo presente e del tuo futuro, e le persone che ti circondano vogliono questo da te. Sii perseverante. Un uomo saggio disse: per avere successo ci vuole l'1% di ispirazione, il 99% di trasudazione. Cosa voleva dire? Stiamo parlando di Thomas Edison, un uomo che per scoprire quella scintilla della lampadina incandescenza, della lampadina elettrica, ci mise circa 12.000 volte, 12.000 esperimenti prima di riuscire in questo suo intento. Immaginate che esempio di perseveranza. E proprio questo diceva: l'1% è l'idea, il 99% è il sacrificio. Solo attraverso la perseveranza gli uomini di successo, i grandi leader, realizzano i loro obiettivi. Un'altra caratteristica di un leader è l'energia, la forza che mette nelle azioni che compie. Il leader è colui il quale è in prima linea. Non è il generale che sta nelle retrovie e che comanda, è quel generale che sta avanti a tutti e combatte con i suoi soldati. E guarda caso, in quella battaglia i suoi soldati saranno disposti a tutto pur di vincere. Ecco, il leader mette energia e dà l'esempio. Quindi metti tutte le tue energie e dai l'esempio a chi ti segue. Non smettere mai di sognare. Ecco, tante persone ormai ci accorgiamo che quotidianamente hanno smesso di sognare. Diceva un detto che chi ha smesso di sognare ha smesso di vivere. Ed è vero, perché i sogni non hanno prezzo. Non sognare vuol dire vivere una vita piatta. E non riusciamo a immaginare un leader che debba ispirare le persone che abbia smesso di sognare. Per poter ispirare le persone, il primo a essere ispirato a quelli che sono i tuoi sogni deve essere tu. Quindi tira fuori tutto quello che è la tua creatività e magari torna a sognare così come facevi quando eri più ragazzino.
quando eri più giovane, che magari avevi meno responsabilità, meno preoccupazioni, ma sappi che i sogni li realizzano solo chi ha il coraggio di sognare. L'atteggiamento positivo interiore, questa sì che è bella, perché guardiamoci intorno. La maggior parte delle persone che incontriamo, benestanti, magari che non hanno rilevanti problemi, alla domanda come stai, la risposta è potrebbe andare meglio, abbastanza bene. E la più bella è si combatte. Fantastico tutto ciò. Si combatte. Immaginiamo cosa dovrebbe dire quella povera persona che si trova in un paese dove veramente si combatte quotidianamente per la fame, per la vita, per la sete, per sopravvivere. Ecco, la parola positività interiore vuol dire avere dentro di te sempre quell'energia positiva che ti porta a trovare soluzioni, che ti porta ad essere un esempio, perché sappi che le persone sono attratte dalle persone positive. E fermati un istante a immaginare una persona di successo. Riusciresti a immaginare una persona di successo negativa? Ecco, ora ti è chiaro che hai una sola scelta, che se vuoi essere una persona di successo in ciò che fai, la tua strada è quella dell'atteggiamento positivo interiore. Sii generoso. Eh sì, perché una persona di successo vuole condividere la sua fortuna. Perché sì, è una fortuna. La fortuna non quella di chi sta ad aspettare, la fortuna di chi si dà da fare. La fortuna di avere un carattere, una mentalità, una filosofia di vita che ti porta al successo. E la vera persona di successo desidera condividere ed è per questo che è una persona generosa. Aiuta gli altri e troverai il gusto del successo ancora più profondo. Le abilità di comunicazione. Un leader è capace di comunicare in maniera efficace, persuasiva, seduttiva, sa parlare in privato, in un colloquio personale, sa scrivere a livello comunicativo efficacemente, sa parlare in pubblico efficacemente. Il leader è uno che studia la comunicazione, non la lascia a caso. Ed ecco per cui ti consiglio vivamente che la comunicazione che ti affiancherà tutta la vita, sia a livello professionale che privato, e se davvero desideri essere un leader nella tua vita sia privata che professionale, il suggerimento più grande che posso darti è studiare la comunicazione ed esserne un professionista. Infine, volendo concludere con un argomento profondo, il leader è una persona responsabile. Cosa vuol dire responsabile? Vuol dire che si assume le sue responsabilità. Non fa scaricabarile, non dà la colpa a qualcun altro, non dà la colpa a qualche altra cosa, ma la sua certezza è che l'unica certezza che ha è il risultato che vuole ottenere. E sa benissimo che se non lo ottiene, dipende da lui. La responsabilità del leader è che la prestazione è certa, non il risultato. Quindi sa che per ottenere un risultato potranno volerci vari giorni, mesi, se non anni, o potrà cambiare strategia, o potrà cambiare metodologia, ma sa per certo che si darà da fare, persevererà e non darà mai la colpa ad altri per i suoi errori. Un'altra soft skill che a dir poco fondamentale per un professionista vincente è quella del problem solving. Problem solving, capacità quindi di risolvere i problemi. Detto da noi, i problemi tutti li abbiamo. Durante la vita di ciascun individuo ci sono momenti di difficoltà personale, privata e momenti di difficoltà professionale, lavorativa. Questo sicuramente è una costante nella vita di ciascun individuo. Non pensare che sia qualcosa di soggettivo, è qualcosa che accade prima o poi nella vita di ogni individuo. Questa è la prima consapevolezza che devi avere. I problemi ce li abbiamo tutti. In primis, primo modo per affrontare una metodologia orientata al problem solving è che
non devi lamentarti. Mai lamentarsi, perché lamentarsi alimenta il problema. Lamentarsi è una focalizzazione sul problema, quindi non sulla soluzione. Quindi chi si lamenta è destinato a fallire, perché sarà focalizzato sul problema. Immaginiamo per un istante metaforicamente una scena. Sono al volante, c'è un incidente stradale di fronte a me e c'è una stradina laterale dove posso infilarmi per salvarmi. Ora, se mi lamento e mi focalizzo sul problema, la soluzione sarà andare a sbattere del problema. Se invece in quel momento mantengo la lucidità e credo che ci sia una soluzione per uscire dal problema, il mio cervello attiverà automaticamente tutta una serie di strategie per trovare la soluzione e quindi scorgerà questa stradina e diventerà la via di fuga e ci salverà da un grosso incidente. Il problem solving quindi non è un aspetto che potrebbe sembrare filosofico, in realtà è molto concreto. Il problem solving deriva sostanzialmente dal nostro percorso di vita. Ecco, ciascuno di noi nella vita è chiamato ad affrontare delle problematiche e a risolverle. C'è chi è più fortunato e chi è meno fortunato. C'è chi nasce in contesti più agiati e c'è chi nasce in contesti più disagiati. Quindi le influenze nella nostra vita, nelle nostre esperienze, le persone che ci circondano, l'ambiente, il lavoro che facciamo, dove siamo cresciuti, determinano la nostra capacità di problem solving. Ho sentito dire molto spesso aziende del nord Italia, amici, colleghi, che dicevano: voi lì al sud, qui a Napoli in particolar modo, avete la capacità di risolvere i problemi e di vedere le cose in maniera risoluta, in maniera tempestiva. Come mai tutto ciò? Perché chiaramente il background delle tante micro problematiche che nel nostro contesto cittadino ci troviamo ad affrontare fanno sì che sviluppiamo un'indole, un'attitudine alla risoluzione dei problemi che probabilmente in contesti più efficienti, dove ci sono procedure più funzionali alla nostra vita quotidiana, probabilmente si sviluppa una minore capacità di problem solving. Cosa contraddistingue un individuo, un professionista focalizzato sulla soluzione? Appunto questo, il focus è il primo step che bisogna avere chiaro. Se mi trovo di fronte a un problema e do per scontato che sì, ci sia il problema, ma questo lo sappiamo tutti, non serve analizzare il problema, probabilmente è un processo mentale fondamentale è quello di essere consapevoli che a ciascun problema c'è una soluzione. Il segreto è immaginare che un problema non si chiami problema, ma si chiami indovinello. Anzi, meglio ancora, chiamiamolo anche problema. I problemi, così come ci venivano proposti alle scuole elementari, non so se ricordate, la traccia del problema, e un problema esiste perché esiste una soluzione a quel problema. E quindi il problema non è altro che la traccia per una soluzione che esiste, ma bisogna solo trovarla. Ecco, sicuramente la creatività è uno degli aspetti che ci aiuta alla soluzione dei problemi e quindi alimentare la creatività è uno degli aspetti funzionali allo sviluppo della skill del problem solving. Quindi un modo per poter sviluppare la creatività senza dubbio è alimentare interessi, hobby, interesse per l'arte, per la cultura, per il tempo libero, per lo sport, per tutto ciò che ci fa star bene, per tutto ciò che rompe gli schemi con la quotidianità e con la monotonia, il grigiore che a volte inevitabilmente la quotidianità porta con sé. Quindi la creatività è un primo step sicuramente, ma la consapevolezza che esistano soluzioni e che ci siano sempre soluzioni è una consapevolezza. È un ottimismo che sicuramente contraddistingue il risolutore dei problemi, perché chi ha un'attitudine, chi ha la capacità di problem solving, senza dubbio ha un'indole, ha un atteggiamento positivo interiore. Di come parlavamo prima, l'atteggiamento positivo interiore è un altro elemento che alimenta il problem solving, perché se non credi che ci siano soluzioni, è inutile che competi.
se pensi che il tuo avversario sia più forte di te, se pensi che il problema sia insormontabile, è inutile giocarsi la partita, è inutile combattere per la soluzione dei problemi, già hai perso in partenza. Quindi non trovare alibi, non trovare scuse, il mio lavoro però funziona così, i miei colleghi però sono così, mia moglie è così, i miei figli sono così, il mio quartiere, i miei genitori, i miei amici. Troverai tanti alibi, focalizzati sull'opportunità di cambiare te stesso. Diceva qualcuno che se ti rendi conto che non è possibile cambiare gli altri, probabilmente è arrivato il momento di cambiare te stesso. Ed è questo probabilmente il modo in cui puoi affrontare questo tipo di cambiamento. Il problem solving è un'attitudine, una capacità, è una competenza concreta delle persone di successo. Grandi manager, grandi imprenditori sono dotati di problem solving. E ti svelo un segreto. Il vero risolutore di problemi non è colui che trova la soluzione, una semplice soluzione al problema. Il vero risolutore di problemi è colui il quale nel problema vede un'opportunità. È colui il quale sa benissimo che da quel problema è nata la scintilla per un grande cambiamento. Un cambiamento che, come una crisi, come tutte le crisi, come ne abbiamo parlato all'inizio di questo video, le crisi sono lo scenario ideale per dare slancio ai nuovi talenti. Sono momenti di cambiamento. La crisi, i problemi, le difficoltà sono il preludio per il cambiamento. Un cambiamento che sta solo a te scegliere se essere orientato verso il fallimento o essere orientato verso grandi successi.